Lucia Ferrara, siamo qua a fine evento, siamo davanti ad alcune delle opere più significative dell'evento realizzato da Sgarbi, Cervia 2020. Osserviamo appunto l'imponenza, la grandezza, ma anche l'originalità di quello che è rappresentato su queste tele. Raccontaci in modo molto succinto questa sequenza appunto di opere, che cosa rappresenta e che cosa vuoi significare. Queste tre opere parlano di un tema che è quello della disabilità, quindi attraverso tre opere io ho percorso un cammino che è quello della cecità, della sordità e dell'autismo. Sappiamo che hai utilizzato il Braille come tecnica o come, diciamo, mezzo per arrivare ha dei significati, ha dei contenuti, parlaci di questo. Allora, insieme ad un'associazione che si occupa appunto della cecità, ho pensato di collaborare appunto con i ragazzi ciechi in modo tale da farmi dare da loro proprio dei significati attinenti alla loro disabilità. Loro li hanno scritti su dei fogli Braille sui quali io poi ho dipinto. E come immagini l'evoluzione della tua arte nel corso appunto del futuro, anche dopo questa tua apparizione all'interno di questa manifestazione? Ma sicuramente, vi dico, questo progetto è un progetto al quale io tengo moltissimo e ci lavoro già dal 2017, quindi continuerò a esplorare altri mondi della disabilità, perché è un tema che mi sta molto a cuore e che voglio diciamo continuare a sperimentare, a indagare, soprattutto per raccontarlo. Ok, ti ringraziamo molto e ti facciamo un grande in bocca al lupo e complimenti per quello che tu hai Grazie realizzato. A voi.